amici di Paragianello, è veramente un piacere essere qui questa sera. Tra le poche certezze che avevamo prima di questa campagna elettorale ce n'era una in particolare, ed era Paragianello. Non si discuteva sulla vittoria di Michele La Balestra in questo paese, perché parlano i fatti. Quando si realizzano opere pubbliche, e si realizzano opere pubbliche, io l'ho visto, Michele piangeva nel momento in cui ha inaugurato questa piazza, ha inaugurato il castello, ha inaugurato tante altre opere pubbliche. Significa che ci ha messo, insieme a tutta la squadra di Paragianello, ci ha messo il cuore, e ci ha messo il cuore e metterà il cuore. Ecco perché il 64% dei paragianellesi ha votato e ha rivotato Michele La Balestra, perché ha sicuramente una certezza di saper governare, di saper realizzare le cose. Ma è stato sfatato un altro mito: a Paragianello, come a livello nazionale, certa sinistra finalmente ha smesso di poter fare l'uccello del malaugurio. Diceva che saremmo morti a Paragianello come centrodestra, lo hanno detto nei confronti di Berlusconi. Per fortuna i morti sono altri, i morti sono Fini, sono Casini, sono Di Pietro, sono Ingroia, sono tutta quella classe politica che in Italia la sta portando al baratro, e che in Puglia, come ha detto Giuseppe Pistella, si chiama Vendola. Vendola è quella persona che, mentre qua non si perde un euro nelle realizzazioni di opere pubbliche, noi ci permettiamo il lusso di perdere 28 milioni di euro per la Dalsana Vetrana, ci permettiamo il lusso di perdere 200 milioni di euro per il porto di Taranto, ci permettiamo il lusso di chiudere Massafra, di chiudere Mottola, di ridurre l'ospedale di Castraneta e di non dare risposte sanitarie a tutti quanti i nostri utenti. Questo è il centro-sinistra. Il centro-destra è tutt'altra cosa, è il sorriso, è la volontà di realizzare le cose, e lo facciamo con gioia, non lo facciamo con la Procura della Repubblica, noi lo facciamo per dando risposte ai cittadini, e ci assumiamo le nostre responsabilità. E questa è la più bella vittoria per i paragianellesi: avere un sindaco e una squadra che porterà Paragianello nel futuro, che porterà Paragianello nella storia. L'avete fatto voi, continuate così. Auguri a voi, amici di Paragianello. Con Michele La Palestra si vota, e avete votato per il vostro futuro.